E ben ritrovati con l'informazione di TRM H24. I carabinieri del nucleo investigativo di Foggia e gli agenti della squadra mobile della questura di Foggia hanno dato esecuzione questa mattina a 17 ordini di carcerazione. Si tratta dei primi provvedimenti giudiziari che derivano dalle condanne per associazione a delinquere di tipo mafioso, di estorsione, tutti aggravati sempre dalla finalità mafiosa, riportate a seguito della maxi operazione antimafia, nota come decimazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari. Il 30 novembre 2018 i militari del nucleo investigativo e del personale della squadra mobile di Foggia, in un'imponente operazione antimafia contro l'organizzazione criminale di matrice mafiosa nota come Società Foggiana, hanno arrestato complessivamente 30 persone. Per oltre la metà di loro l'iter giudiziario si è quindi concluso, in alcuni casi anche con pene superiori ai 10 anni di reclusione. E il viceministro Francesco Paolo Sisto commenta la riforma della giustizia all'indomani delle contestazioni ricevute durante la partecipazione al festival letterario Il Libro Possibile. Capisco che ci può essere chi magari sulla scorta di un servizio ipotizza già delle sentenze di condanna, ma il nostro è un paese, e lo dico in piedi, in cui c'è un principio: la presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva. Riforma della giustizia con i riflettori puntati sulle ultime polemiche riguardanti figure centrali del governo Meloni. Sul palco del Libro Possibile, come testimoniato dal video di Repubblica.it, il viceministro Francesco Paolo Sisto risponde a qualche vivace contestazione dei presenti, ricordando il vincolo di costituzionalità. Difendere la Costituzione è sempre un grande piacere. Accade nelle aule giudiziarie, accade nelle aule parlamentari, accade anche sulle piazze. È un libro possibile far comprendere che il processo mediatico è un processo barbaro, perché in qualche modo travolge le garanzie costituzionali, innanzitutto la presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva. È stato veramente una gioia alzarsi su quel palco e dire la Costituzione non si fischia, ma si applaude. Per me è stato motivo di grande gioia, perché in qualche modo noi dobbiamo difendere questi valori e capire che se non c'è ordine, se non c'è rispetto di quei valori, si corre il rischio di una bagarre istituzionale a cui il Paese, soprattutto in questo momento, non può avere alcun interesse e soprattutto non se la può permettere. Siamo in un momento di grave crisi economica, l'Europa ci guarda con attenzione, i fondi PNRR sono lì in bilico per essere conferiti o meno, per rate, per verifiche. La Commissione europea è molto severa, figuriamoci se ci possiamo permettere una guerra di religione tra politica e magistratura. Isoliamo i guerrafondai da una parte e dall'altra, coloro che hanno interesse alla bagarre per ragioni meramente politiche, diciamocelo con molta franchezza. C'è un governo del consenso, teniamo la barra dritta e facciamo in modo che questo Paese recuperi una sinergia tra la migliore magistratura, la migliore politica, la migliore avvocatura, nell'interesse solo e soltanto dei cittadini, che devono recuperare la fiducia nella giustizia che, sondaggi recentissimi, pare calata al di sotto del 40%. E andiamo a Foggia e duplice protesta per i lavori di ristrutturazione dello storico complesso Santa Chiara. Sul piede di guerra le famiglie sfrattate dal comune che occupano gli alloggi, e protestano anche i genitori degli alunni che frequentano la scuola, perché saranno costretti ad andare fuori quartiere. Sono iniziati i lavori di ristrutturazione dello storico complesso di Santa Chiara nel cuore di Foggia, ma non senza polemiche. Protestano i genitori della scuola ospitata nel plesso, perché sino alla fine dei lavori saranno costretti ad accompagnare i figli altrove, e protestano le famiglie di via Catalano che occupano gli alloggi comunali che dovranno sgombrare. Fu presentato un ricorso avverso dei provvedimenti di rilascio, quindi avviso di sloggio in sostanza, che furono impugnati davanti al tribunale ordinario. E in quell'occasione il giudice non concesse la sospensione dell'esecuzione. Si sono portati dinanzi a queste abitazioni chiedendo l'immediato rilascio, impugnando quindi o eccepito il difetto del titolo. In sostanza loro invece, il Comune di Foggia ritiene che il titolo sia comunque l'atto di avviso fatto 3 anni fa, invece no, è un atto
Perendo. Sono due interventi strutturali diversi. Una parte di Santa Chiara sarà ampliata e ristrutturata per potenziare la sua funzionalità di incubatore e proposta culturale attraverso il progetto Puglia Felix. Altri lavori interesseranno la scuola e qui dirigenti e genitori non ci stanno, tanto da disertare il primo incontro in comune. Le lamentele comunque sono state importanti e questo ha spinto la dirigente a in qualche modo a disertare la prima riunione, che era una riunione operativa, e quindi a chiedere con forza un tavolo per poter rimettere in gioco quelle che sembravano decisioni già prese e provare in qualche modo a evitare la dispersione della comunità scolastica, che comunque è una scuola di prossimità e quindi come tale ha a che fare con alunni e anche con famiglie che magari hanno figli in più ordini di scuola e avrebbe generato delle problematiche importanti. Ed ora andiamo in Basilicata, emergenza carceri al centro della visita nelle tre case circondariali della Basilicata da parte del segretario generale del sindacato autonomo Polizia Penitenziaria. Prima tappa Potenza, poi Melfi e Matera. Vediamo. Una visita di solidarietà per esprimere vicinanza alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria che lavorano in carcere, ma anche un'occasione per denunciare il chiaro malessere che si vive nelle carceri lucane. E questo uno dei motivi che ha portato il segretario generale del SAPPE, il sindacato autonomo Polizia Penitenziaria, Donato Capece, accompagnato dai quadri sindacali della Basilicata, guidati dal segretario regionale Saverio Brienza, dal vice Mauro Autobello e dal segretario provinciale Antonio Benemia, a fare un tour per le tre carceri regionali, partendo da quella di Potenza. Successivamente i tre saranno in visita a Melfi e Matera. Un'occasione per tornare a chiedere alle istituzioni di considerare le criticità dei penitenziari regionali, che evidentemente non sono più in condizione di gestire le troppe tipologie di detenuti, spesso soggetti di personalità particolarmente violenta, senza alcuna possibilità di diversa collocazione all'interno della regione. Vogliamo verificare le esigenze della Basilicata sulle nuove piante organiche che stiamo predisponendo al Dipartimento. Più uomini, più tecnologia per garantire sicurezza ai cittadini. Ecco, questo è l'obiettivo che il SAP, che è il primo sindacato della Polizia Penitenziaria, sta perseguendo con i capi dell'amministrazione penitenziaria. Quali sono le maggiori criticità a livello nazionale? Ma innanzitutto il sovraffollamento, che ormai tocca una media di circa 2.500-3.000 detenuti all'anno, che sono tanti, perché abbiamo raggiunto i 58.000 detenuti. E poi le criticità, le aggressioni che avvengono tutti i giorni da parte dei detenuti, soprattutto stranieri, nei confronti della Polizia Penitenziaria. Sembra quasi uno sport nazionale aggredire gli uomini e le donne in divisa. Sindacati metalmeccanici sul piede di guerra anche in Puglia e Basilicata per lo sciopero nazionale. Da Acciaierie d'Italia alla Dema, alla Bosch, a Stellantis, troppe vertenze aperte. Il governo decida che futuro intraprendere. Braccia incrociate per migliaia di lavoratori metalmeccanici delle regioni del centro-sud dopo lo sciopero del 7 luglio nel nord Italia. 4 ore di stop per chiedere rilancio industriale, centralità del lavoro, investimenti per la transizione ecologica, insomma scelte politiche concrete. Troppe vertenze aperte in Puglia e Basilicata per settori definiti strategici, a partire da quello siderurgico, ma non solo. Per il territorio Taranto-Brindisi è stato scelto uno stabilimento simbolo, che è quello di Dema, che per il suo piano concordatario vede oggi messo a rischio il sito brindisino e 150 famiglie che operano all'interno. Non ultima assolutamente, ma ormai sempre agli onori della cronaca, in questo territorio insiste anche la vertenza di Acciaierie d'Italia, la ex Ilva, che appunto con i vari governi che si è susseguita non ha mai visto una scelta politica concreta. Nella tarda serata di giovedì siamo venuti a conoscenza di quello che è il piano industriale allegato dal gruppo Dema alla proposta concordataria. Si evince chiaramente che è prevista la chiusura dello stabilimento Dema alla fine del primo semestre del 2024, con il conseguente licenziamento di 65 unità, oltre a un destino che al momento ci pare poco chiaro, che riguarda la TAR. Oggi è uno sciopero di avvertimento. Noi scioperiamo oggi le ultime 4 ore perché non
approviamo la politica del governo, che è praticamente assente. Sciopero anche in Basilicata con lo stop di 4 ore per 3 turni dei lavoratori di Stellantis e dell'Indotto e con i presidi davanti alla regione nell'area industriale di San Nicola di Melfi all'ingresso B dell'ex FCA. In Basilicata siamo i più colpiti perché nel paradigma del petrolio e dell'automotive siamo una di quelle regioni che rischia di scomparire dal punto di vista industriale. Pertanto oggi Finfiammuilm mettono al centro una sola richiesta, di occuparsi del lavoro e dei lavoratori. Pubblicata la classifica di gradimento dei governatori e dei sindaci italiani del Sole 24 Ore. Bene per il Lucano Bardi, trend in calo invece per Emiliano. Sul podio dei sindaci più amati c'è De Caro. I dettagli nel servizio. Resi noti i dati della nuova edizione del Governance Poll realizzato per il 19° anno consecutivo dall'Istituto Demoscopico Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Il governatore lucano Vito Bardi si piazza al 12° posto della graduatoria e rispetto al giorno delle elezioni guadagna un più 5,3%. Si riconosce il cambio di passo dell'ultimo anno, ma soprattutto la grande responsabilità che abbiamo, io in primis, nei confronti dei lucani. Il lavoro è appena all'inizio, c'è tanto da fare e nessuno vuole tornare indietro, il commento di Bardi. Trend in calo invece per il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che scende al 16° posto della classifica con il 43% dei consensi ed un meno 3,8% rispetto al giorno delle elezioni e meno 3% rispetto alla classifica del 2022. Nella classifica dei presidenti di regione più amati, in cima spicca il governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che sorpassa il veneto Luca Zaia, detentore del primato da 12 anni. Per quanto riguarda i sindaci più amati d'Italia, in vetta alla classifica c'è il primo cittadino di Milano, Beppe Sala, con il 65% dei consensi. Terzo, il presidente dell'ANCI e sindaco di Bari, Antonio De Caro, sorpassato dal primo cittadino di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti. Mi fa piacere, anche se, come ho detto più volte, la classifica vera la misuro su strada, perché un sindaco, un amministratore locale poi misura il consenso ogni giorno sulla base delle decisioni che prende la mattina dopo, da come ti incontrano i cittadini, da come si comportano i cittadini, così ti rendi conto se stai amministrando bene o meno. Al 41° posto il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, che mantiene una percentuale di consensi del 54,5%. Segue il sindaco di Andria, Giovanna Bruno, al 42° posto. Scende in basso nella classifica del Governance Poll il primo cittadino di Matera, Domenico Bennardi, che si posiziona al 67° posto, facendo registrare un meno 17,5% rispetto allo scorso anno. Nelle ultime due posizioni, all'86° posto, il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, mentre all'87° c'è il sindaco di Potenza, Mario Guarente. E andiamo a Potenza, si è svolto nell'aula magna del campus Unibas il convegno per la giornata di sensibilizzazione regionale contro usura ed estorsione. Tra i relatori la commissaria straordinaria del governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed anti-usura, il prefetto Maria Grazia Nicolò. Per uno sviluppo economico e sociale della Basilicata libero da condizionamenti illegali. E questo è il titolo del convegno che è stato organizzato a Potenza dalla prefettura del capoluogo di regione lucano in occasione della giornata di sensibilizzazione regionale contro usura ed estorsione. Molti relatori che hanno affrontato le diverse tematiche collegate all'argomento dall'aula magna del campus universitario dell'Unibas di Macchia Romana. Tra questi, oltre al padrone di casa, il rettore Ignazio Mancini, il prefetto di Potenza Michele Campanaro, il professore ordinario del Dipartimento di Economia presso l'Università Bocconi, Donato Masciandaro, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, Francesco Curcio, ma soprattutto il prefetto Maria Grazia Nicolò, commissario straordinario del governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket e anti-usura. Presenti anche le massime cariche politiche e militari della regione per analizzare i numeri delle denunce presentati dal 2019 fino ad oggi, dati che potrebbero rappresentare una regione quasi immune da questi fenomeni, ma che, se letti nel loro complesso, raccontano di un fenomeno da attenzionare. Abbiamo delle operazioni di polizia giudiziaria
giudiziaria che danno contezza di un fenomeno che comunque esiste. Sembrerebbero dei reati minori, ma tali non sono, né il fenomeno estorsivo né il fenomeno usuraio. Sono reati riconducibili alla criminalità organizzata. Purtroppo a questo non corrisponde da parte delle vittime una presa di posizione, una denuncia e quindi una costituzione anche nei procedimenti penali quali parte offesa. Come fare a prevenire i casi di racket e usura? Quali sono le azioni concrete da mettere in campo? Innanzitutto ci vuole una presa di coscienza da parte del cittadino, è anche un fatto culturale. Il cittadino deve riappropriarsi della libertà personale, il cittadino deve acquisire, pensare che è un dovere civico, è un dovere morale denunciare e soprattutto affrancarsi dalla criminalità organizzata. Questa giornata è figlia delle riflessioni fatte e portate dai rappresentanti dell'osservatorio di tenere alta, molto alta la guardia. Questa mattina Matera l'intitolazione del palombaro lungo al compianto architetto Mattia Antonio Acito. Alla cerimonia tra i presenti la moglie Silvia e i figli Laura e Mauro. Vediamo. Vai. Volti emozionati e sguardi attenti per onorare il professionista, l'amico, il cittadino che tanto amava la sua Matera. In tanti lunedì mattina hanno voluto rendere omaggio a Mattia Antonio Acito, Tonio per gli amici, allo stimato e apprezzato architetto materano adesso intitolato il palombaro lungo che si estende sotto piazza Vittorio Veneto. Un momento atteso, fortemente voluto dalla comunità. In oltre 2000 hanno sottoscritto una petizione per chiedere di intitolare al suo scopritore quel luogo. Correva l'anno 1991 e si stava lavorando al rifacimento della piazza. Allo scoprimento della targa commemorativa, la lettura di una frase storica su di essa riportata è pronunciata da Tonio Acito quando entrò per la prima volta nel luogo a lui intitolato oggi. Una cattedrale nell'acqua fu la mia emozionata reazione dopo la discesa nel palombaro lungo. Alla cerimonia presenti la moglie Silvia e i figli di Tonio, Mauro e Laura. In tanti hanno voluto partecipare al momento, numerosi cittadini e amici dell'indimenticato architetto che sorrideva sempre. Mio padre mi ha passato la passione per l'architettura. Sono architetto non perché lui era architetto, ma perché aveva questa forza di esprimere quello che per lui era l'architettura, che non era solo unicamente costruire un palazzo, ma era portare avanti un'idea di città, di comunità, di società e di partecipazione di tutti i componenti della città nella costruzione di qualcosa. E questa idea di poter intitolare un luogo a lui così caro è stata forse la cosa che mi ha aiutato a superare un momento difficile e di tragica emozione. La risposta della gente è stata straordinaria. Antonio Mattia Acito, detto insomma conosciuto da tutti come Tonio Acito, ha fatto tanto per questa città, si è spento solo a 66 anni. Io ho tenuto a ringraziare tutti i firmatari di questa petizione che ha permesso, diciamo, di velocizzare un'intitolazione importante, il palombaro lungo, una scoperta sua e di tanti professionisti, insomma, materani che gradualmente hanno messo in luce questo sito e oggi è diventato una delle mete turistiche più importanti. Tonio sopravvive all'evento tragico della morte, peraltro avvenuto in modo sorprendente e del tutto inatteso, e ci ha lasciato una grossa eredità da poter portare avanti. Quindi l'unica cosa buona che possiamo fare per ricordarlo veramente, per dirgli tutto l'affetto, l'amore che avevamo e abbiamo ancora nei suoi confronti, è quello di portare avanti i suoi progetti, le sue idee e anche il suo metodo. Davvero un grande professionista con una visione. E torniamo a Bari, l'associazione Fratres lancia un appello in particolare tra i giovani. Donate, e lo fa con un video che parla proprio ai ragazzi. Come ogni estate torna puntuale l'emergenza sangue, per questo la Fratres lancia un appello a tutti, in particolare ai più giovani, quello di donare il proprio sangue prima di partire in vacanza per aiutare chi ne ha più bisogno. E andate a donare specialmente in questo periodo pre-estivo, perché sappiamo che è sempre un periodo molto particolare dove la donazione del sangue è fondamentale per salvare tantissime vite. Quest'anno insieme alla Fratres vogliamo lanciare, insieme, diciamo, come assessorati, come giunta, un messaggio forte appunto ai giovani che sono in netto calo rispetto alle donazioni, organizzando anche dei momenti dedicati in centri di aggregazione, in ipermercati, perciò anche in luoghi di incontro e prossimi proprio alla vita dei giovani.
L'associazione ha quindi colto l'occasione per lanciare un video promozionale fatto da giovani per i giovani, perché proprio la fascia d'età compresa tra i 18 e i 35 anni è quella che sta donando di meno. È quindi necessario sensibilizzare la popolazione più giovane sul tema. Gli appuntamenti sono presso i centri trasfusionali dal lunedì al sabato, dalle 8 fino alle 12. Le domeniche in alcune nostre sezioni sul territorio regionale. Rinnoviamo soprattutto l'impegno e la sensibilizzazione dei ragazzi. Oggi qui è una nostra rappresentanza, stiamo proiettando il nostro spot promozionale di quest'anno, che vede soprattutto i ragazzi impegnati a una nuova cultura di donazione di sangue nella fascia 18-35 anni, che facciano leva sulla sensibilità dei loro coetanei. C'è proprio bisogno, insomma, del loro supporto in una fascia, in un invecchiamento di popolazione che ci vedrà ancora di più aumentare i bisogni e calare l'offerta. E andiamo in Valle d'Itria, professionisti al servizio della pace nei paesi del Mediterraneo, consegnati a Martina Franca i premi di Euromed International. Si chiama Euromed International USJ Malta ed è il premio destinato a chi si è distinto per l'impegno a favore del dialogo tra i paesi del Mediterraneo. Cerimonia di chiusura della prima edizione a Martina Franca al Palazzo Ducale. Presenti le istituzioni locali, a partire dal sindaco Gianfranco Palmisano, ad istituire il premio il Gran Priorato di Puglia del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, Cavalieri di Malta USJ, in collaborazione con BA-SE24. E con il patrocinio del comune. I premiati, è stato annunciato, faranno parte di un costituendo osservatorio per il Mediterraneo, un organismo che organizzerà eventi per la promozione, da un lato, della tutela dei diritti dei cittadini, dall'altro per lo sviluppo delle imprese che creano ricchezza. Premio Euromed International 2023 USJ Malta nasce per mettere insieme le imprese, i popoli e quindi creare un ponte per realizzare un laboratorio attraverso un osservatorio che questa sera viene creato appunto con tutti i premiati, perché questo osservatorio, composto dal mondo delle imprese, dal mondo delle università, dal mondo del legale, dal mondo di chi opera ogni giorno all'interno dei territori dell'Euro Mediterraneo, possano praticamente iniziare a dare i giusti contenuti a iniziative che possono produrre non solo un dialogo tra i popoli, ma anche un dialogo tra le imprese del Mediterraneo per crescere sempre di più. E ad Alberobello in scena la sensualità di Dolce & Gabbana per la tappa pugliese del Grand Tour d'Italia. Questa sera si replica ad Ostuni con l'Alta Sartoria da Uomo. L'alta moda sfila tra i trulli di Alberobello. La città, patrimonio UNESCO dal 1996, ha infatti ospitato domenica 9 luglio le creazioni di Domenico Dolce e Stefano Gabbana in quella che è stata la tappa pugliese dell'ideale Grand Tour d'Italia. A fare da sfondo agli abiti di Alta Sartoria, la città dei trulli con la sua atmosfera unica e suggestiva. Lungo le vie dei Rione Monti, illuminato dalle immancabili luminarie colorate, hanno sfilato modelle in sensuali abiti di Nigeri in tulle e lunghe vestaglie e macramè. I due stilisti hanno infatti scelto la Valle d'Itria per presentare gli annuali eventi di alta moda. Vogliamo raccontare uno stile di vita e far vivere ai nostri clienti, amici e alla stampa internazionale un'esperienza unica. Siamo felici di dare la possibilità di conoscere il meglio che l'Italia ha da offrire, ha dichiarato il duo creativo nel corso di numerose interviste. La scelta di sfilare nel cuore della Valle d'Itria è stata dettata da un sentimento profondo. La Puglia ha catturato la nostra immaginazione, proseguono, con la stessa ondata di amore che abbiamo provato a Venezia, Capri, Siracusa e in tutti gli altri luoghi del nostro Grand Tour. Immancabile il tributo alla Puglia, con i trulli ricamati sui soprabiti e conni a ruota dei riflessi argento trasformati in copricapo giganti. Il mondo della ruralità è stato celebrato dai due stilisti di fama mondiale, con la presenza di uomini del sud, di spighe di grano e caprette al guinzaglio. Tra gli ospiti internazionali che hanno preso parte all'evento ad Alberobello, l'influencer Chiara Ferragni, l'attrice e modella Kim Kardashian, ma anche il calciatore del Manchester City, Erling Haaland. L'evento proseguirà poi questa sera ad Ostuni con una sfilata per presentare la collezione Uomo dell'Alta Sartoria. Ascoltiamo ora le parole del sindaco di Bari, Antonio De Caro, che ieri sera ha partecipato all'evento. La sfilata di ieri è stata emozionante dal vivo, però devo dirvi la verità, riguardare le immagini che sono andate in diretta ieri della sfilata di Dolce & Gabbana
è stato davvero emozionante guardare i trulli, lo scenario, la pietra bianca del nostro territorio con questa passerella e diciamo le attività anche degli artigiani che hanno accompagnato la sfilata. È stato davvero emozionante, credo sia per noi in collaborazione con la Regione un modo davvero straordinario di far conoscere il territorio a tutto il mondo. Ieri ho partecipato anch'io, ero vicino a persone, le personalità forse più importanti della moda, dello spettacolo, della musica al mondo, erano presenti ad Albero Bello e hanno avuto l'occasione in questi giorni di conoscere la nostra terra. Forse alcuni di loro nemmeno sapevano dove fosse ubicata la Regione Puglia, oggi diventa patrimonio anche delle loro conoscenze. E a Bari al via la sesta edizione della Festa del Mare, in programma dall'11 luglio al 9 settembre con numerosi appuntamenti culturali. Ascoltiamo. Torna a Bari la Festa del Mare con la sua sesta edizione, che porterà nel capoluogo pugliese numerosi ospiti del panorama nazionale ed internazionale della musica. Locus Festival, Bari in Jazz, Premio Nino Rota e Bari Piano Festival dall'11 luglio al 9 settembre. Quattro grandi appuntamenti per conoscere tutte le bellezze e gli angoli nascosti di Bari. Anche quest'anno la Festa del Mare, in collaborazione con la Regione, riscopriamo luoghi che magari fino a qualche tempo fa erano sconosciuti lungo la costa della nostra città, grazie ad artisti internazionali e alle attività degli operatori locali. Sono tante le iniziative in città quest'anno, le due Bari, la Festa del Mare, ci sono tanti concerti, credo sia una fase molto positiva anche sotto il profilo della cultura, degli spettacoli, dell'arte all'interno del capoluogo di regione e in tutta la nostra regione, su tutto il territorio. C'è molto fermento e questo ci permette anche di farci conoscere alle tantissime persone che vengono da più parti del mondo e ci vengono a visitare. È evidente che l'attrattività della nostra regione, delle nostre città, in questo caso di Bari, città capoluogo, è anche direttamente proporzionale alla capacità che le città stanno avendo di promuovere cultura con una programmazione sempre più ricca. Questa di oggi è una giornata importante per la presentazione di un calendario che davvero permetterà alla città di Bari di essere ancora, qualora non lo fosse più attrattiva, di mostrare sprazzi di città e angoli ancora non conosciuti e ancora da valorizzare. E questo era l'ultimo servizio, vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima edizione con l'informazione di TRM H24.